almeno 120 miliardi di euro di imposte evase in Italia ogni anno. Il dato, trattandosi di attività illecite, non è ufficiale e potrebbe addirittura essere più alto, fino a sfiorare i 200 miliardi di euro annui. Numeri poco lusinghieri che hanno stimolato la necessità di nuovi strumenti di lotta all'evasione. Sotto questi auspici nasce il redditometro, la grande novità in materia di fisco del 2013. Tutti ne parlano, dagli addetti ai lavori alle persone comuni, ma in parecchi non sanno ancora bene di cosa si tratta. Cos'è dunque il redditometro e come funziona? Spiegato in parole semplici, servirà per monitorare il tenore di vita di ogni singola persona, incrociando le spese sostenute ed il reddito dichiarato. Se si spende più di quello che si guadagna, il fisco chiederà spiegazioni. Il margine tollerato tra entrate e uscite è del 20%. I primi accertamenti saranno retroattivi e relativi, cioè alle dichiarazioni dei redditi del 2010 per il 2009. Circostanza che spaventa ulteriormente i cittadini. Ma chi deve davvero temere il redditometro? Parleremo oggi. Chi deve temere il redditometro? L'evasione fiscale è arrivata veramente ai massimi livelli qui in Italia e purtroppo chi ne paga le spese, chi paga veramente le tasse e chi vuole e ha diritto di avere dei servizi che funzionino per bene. E infatti questi provvedimenti, i provvedimenti del governo, non solo di questo ma anche di quello precedente, dei governi che hanno preceduto quello precedente, insomma, sono ambivalenti. Da una parte c'è la soddisfazione che dice: beh, era ora che chi non pagava le tasse le paghi. Dall'altra c'è chi le proteste, a volte anche estreme, definitive, di chi si sente così vessato da non avere altra via d'uscita che quella della disperazione. Insomma, da che parte sta la verità? Parliamone con i nostri ospiti, Antonella Gorretti, giusto? Portavoce responsabile di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, Gianluca Timpone, tributarista, e abbiamo con noi Guido Caparanzano, esperto di circolazione monetaria. Quindi abbiamo, diciamo, esatto, tutte le voci. Tutti quanti. Allora, tutti io quanti. Comincio con Antonella Gorré, che è portavoce appunto dell'Agenzia delle Entrate. Cosa deve temere e chi deve temere dal redditometro? Allora, il redditometro serve per stanare gli evasori. Gli evasori che non sono quelli appunto che magari dimenticano di mettere qualcosa nella dichiarazione dei redditi, ma sono coloro che hanno un tenore di vita, quindi sostengono delle spese certe, nettamente superiori a quello che dichiarano al fisco. E spese certe perché certe? Perché non si parte come nel passato con il vecchio redditometro da dei dati e poi si usano dei moltiplicatori, ma se ho speso 100 la spesa vale 100. Ovviamente si tratta, che ne so, di dati che noi abbiamo nella nostra anagrafe, nella nostra banca dati, quindi, che ne so, le spese del mutuo, le spese del leasing per esempio per un'auto di grossa cilindrata, di una barca di grossa cilindrata, le spese sostenute per le ristrutturazioni, cioè non sono supposizioni del fisco, ma sono spese certe che molto spesso si portano, sì, in detrazione. Ecco, entrate e uscite quindi, no? Le nostre, sì, spese, Caparanzano, allora potrebbe essere una soluzione questa, quella del redditometro? Sarebbe all'evasione, bello, magari intendo, fosse una soluzione, però il problema del redditometro è che va a colpire dei redditi dichiarati o accertati e non tocca i grandi capitali, perché i grandi capitali non vengono messi sulla dichiarazione dei redditi. Un recente studio di un gruppo, il principale, 86 giornalisti investigativi di tutto il mondo, ha recentemente pubblicato uno studio da cui risulta che un terzo di tutti i capitali del mondo dove sono? Nei paradisi fiscali. Allora, e questo non è... No, questo è un dato di fatto, certo, pubblicato sotto il nome di Wiki Offshore. Sì, allora, sì, cosa succede? Che se noi andiamo a cercare i capitali, ci conviene investire il tempo e le persone per trovare i capitali congrui. Faccio un esempio, pochi dati per capire. L'Agenzia delle Entrate, lavorando sodo, nel 2011 e nel 2012, ha accertato con accertamenti, indagini, ricerche, 6.000 indagini eseguite, accertato circa poco più di 12 miliardi. Allora, un solo accertamento che si è riuscito a fare la scorsa settimana, ne hanno parlato tutti i giornali, una famiglia di Taranto che aveva portato illegalmente
a Jersey in un'isola, in un paradiso fiscale, e gli hanno sequestrato 1 miliardo e 200 milioni. Una famiglia. Questa è una famiglia sola, 1 miliardo e 200 milioni che adesso sono rientrati. E poi tutti quelli che sono, che hanno importato dei soldi, ma cifre mostruose, perché l'evasione ogni anno è superiore a 10 volte, ma molto di più. Sì, volevo dire, innanzitutto non è importante, scusi, non è importante soltanto quello che si è riscosso, quindi quasi 13 miliardi quest'anno, nel 2012 12 e mezzo a causa della crisi, quindi la gente ha meno cash e quindi si mette anche meno d'accordo con noi. Ma è importante l'effetto, quello che si chiama la tax compliance, ovviamente, vedendo che ci sono controlli, che ci sono nuovi strumenti, c'è l'effetto deterrente, quindi la gente è spinta a dichiarare di più. Per quanto riguarda poi i patrimoni, allora, tra un po' ci arriveranno i dati dei conti correnti bancari, l'altro insomma strumento che serve anche in questo caso, oltre per un effetto concreto per la deterrenza. Per quanto riguarda i patrimoni all'estero, ci sono degli accordi che ovviamente a livello di governo, non l'Agenzia delle Entrate che non se ne occupa, c'è uno scambio di informazioni e bisognerebbe sanare la Gran Bretagna, che continua ad avere paradisi fiscali nell'isola di Man e in alcune aree del Commonwealth, che comunque sempre Gran Bretagna è. Allora, Gianluca Timpone, tributarista, è stato presentato prima. Noi che non abbiamo 1 miliardo e 200 milioni di euro da nascondere, ma magari possiamo incorrere nell'errore della piccola dimenticanza, insomma, che cos'è che bisogna conservare? Cos'è a cui dobbiamo stare attenti? Allora, bisogna fare un po' di chiarezza, nel senso che il redditometro non è uno strumento che deve impressionare tutti i cittadini, perché con il redditometro viene stabilito questo: io dichiaro 10, per cui non posso spendere più di quello che ho guadagnato, quindi più di quello che ho dichiarato. Per dimostrare che effettivamente io ho speso di più e di conseguenza non c'è stata evasione e quindi l'Agenzia delle Entrate non deve recuperare un maggior reddito, io devo avere delle pezze d'appoggio. La prima cosa che bisogna fare è quella di conservare eventualmente una serie di documenti che attestano che magari quella spesa non è stata sostenuta con reddito personale, ma è stata sostenuta ricorrendo a soggetti terzi, che possono essere i genitori, che possono essere parenti. Esatto, o altro. Però lo strumento è retroattivo. Lo strumento ricordo, è retroattivo 2009, quindi... perché noi parliamo chiaramente di quelle annualità che ancora possono essere oggetto di accertamento. Ma perciò sono 5 è retroattivo. Anni fa, ma io non 2009. Ricordo cosa ho fatto. Nel 2009, tant'è vero che su questo ci sono state anche un po' di polemiche, nel senso che utilizzare uno strumento messo a punto adesso retrodatandolo, come dire, a delle annualità precedenti. Può esservi però che effettivamente il soggetto ha perso quelle che sono le famose pezze d'appoggio. Però qualora noi magari abbiamo ricevuto, che ne so, un prestito e quindi c'è stata la tracciabilità nel nostro conto corrente bancario, nel caso in cui non lo avessimo a disposizione possiamo farne richiesta chiaramente alla banca, la quale senza nessun tipo di problema ce ne può dare una copia. Ecco, ma se non riusciamo a utilizzare l'Esoardi, cioè le spese ovviamente sono rilevanti. Per cui è difficile che debba dimostrare. No, dico, è difficile. Perché il parrucchiere del 2009 non ce l'ho proprio più. Ma infatti gli scontrini, sgombriamo il campo, perché insomma, avete tanti ascoltatori, cioè non bisogna assolutamente conservare scontrini di parrucchieri di ristoranti, perché giustamente, come diceva il dottor Timpone, bisogna dimostrare la maggiore capacità di spesa, reddito. Certo. E quindi, cioè, se mio padre mi ha prestato dei soldi anche nel 2009 consistenti per comprare l'auto, è difficile che mi abbia dato, che ne so, 12.000, 15.000 euro in cash. L'ha fatti tracciare da un assegno, da un banco, basta chiedere alla propria banca un estratto conto e si risolge. Allora ci siamo. Grazie, perché la questione non è così semplice. Non è così semplice perché non basta tracciare i soldi. Allora, come al solito, Equitalia, e per questo viene criticata, assume degli atteggiamenti vessatori, troppo vessatori nei confronti dei propri clienti, che dovrebbe guardare come clienti e non come vittime. Questo lo dico perché? Perché ad esempio in questo nuovo redditometro... Dove Equitalia non c'entra nulla, perché è l'Agenzia delle Entrate... Beh, Equitalia che l'applica. Assolutamente no. È l'Agenzia delle Entrate che effettua i controlli. Equitalia, nel caso in cui arrivi un controllo ad Antonella Gorè, non paga, allora, l'Agenzia delle Entrate manda Equitalia che riscuote, come la multa di un comune. Se Antonella Gorè non la paga... E li riscuote con delle provvigioni che sono, come dicevo, vessatorie. Stabilite per legge, ma sono sempre vessatorie. Come a pari di quelle delle banche.
Come? Al pari di quelle delle banche, gli interessi eccetera, sì, sono stabiliti nel caso dello Stato. Abbiamo per gli interessi più alti di tutti gli altri paesi. A parte questa considerazione che appunto Equitalia o l'Agenzia delle Entrate sono vessatori, perché vanno a prendere e fanno paura. Un momento fa la signora stava presentando che cosa? Dicendo che è un bene perché questo mette sull'avviso le persone che cercano di comportarsi meglio. Ma i grandi visori non si comportano meglio. Sono i piccoli che hanno paura. E cosa porta questa paura di fare attenzione? Porta a una riduzione delle spese, a una riduzione dei consumi. Perché, come più volte abbiamo chiarito, non si prendono le spese correnti, quindi ristoranti, eccetera, non c'è nessuna contrazione. Cioè, io dico, se una persona prende in leasing una barca costosa e per paura e non lo prende il poveraccio, cioè io non la prendo il leasing di una barca costosa e non lo fa più perché ha paura del redditometro. È vero che c'è un leasing in meno, ma la ricchezza evasa è ricchezza per il paese? Allora va a colpire il ceto medio-basso? No. Facciamo parlare anche una cosa importante che c'è da dire è che nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate individua un soggetto che secondo loro praticamente ha speso più di quello che ha guadagnato, non è che arriva subito l'avviso di accertamento, ma scatta una prima fase importantissima, a mio giudizio, la cosiddetta fase del contraddittorio, ossia c'è il confronto tra Agenzia delle Entrate e contribuenti. In quella fase il contribuente può spiegare le proprie ragioni e sono certo, tanto è vero che è capitato in varie occasioni, che nel momento in cui il contribuente ha spiegato le proprie ragioni all'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate non prosegue ma chiude lì l'accertamento. Soprattutto quando ad esempio si è facilmente dimostrabile, tipo acquisto l'immobile, mio padre mi acquista l'immobile, lo intesta a me, io sono nulla tenente, in quel caso è chiaro che può scattare l'avviso di accertamento con lo strumento redditometrico. Vado dall'Agenzia delle Entrate e dimostro che il pagamento è stato effettuato da mio padre, in quel caso l'Agenzia delle Entrate non potrà dire nulla perché io in maniera incontrovertibile ho dimostrato la provenienza del denaro. Perché c'è una legge sull'eredità e sulle donazioni del 1991 che prescrive che chi fa una donazione al proprio figlio, una volta erano i figli che aiutavano i genitori, adesso sono i genitori che aiutano i figli, purtroppo. Può fare di tutte le donazioni che vuole, ma le deve iscrivere e deve dare comunicazione al fisco. Se non dà comunicazione, ad esempio un genitore che 2 anni fa ha pagato la casa o una macchina al fisco, deve aver fatto questa dichiarazione. Sì. Se non l'ha fatta, ha una multa del 60%. Quindi andiamo a castigare il genitore che attua, perché il genitore non sa che deve fare questa dichiarazione. Allora, quindi non basta avere tracciabile o in banca. È una situazione sempre vessatoria. Dobbiamo salutarli, quindi vogliamo far chiarezza per rispondere, perché non è così. Come non è così? Non è così perché nel momento in cui la donazione è se compri la casa, se presti no, ma anche soldi, una macchina, se il papà dà 10.000 euro al figlio, deve dichiararlo. No, l'importante deve dichiararlo al fisco e se no paga una multa. Che deve dichiararlo. E che il genitore abbia quella disponibilità, perché se si parla di nulla tenente il figlio, nulla tenente il padre. In quel caso sì, è chiaro che noi vi ringraziamo, grazie ad Antonella Corre per essere stata con noi, grazie a Guido Crapanzano, Timpone rimanga con noi e se c'è un reddito è una minaccia. È una minaccia, se c'è un reddito vuol dire che c'è anche un lavoro, ma di quale lavoro stiamo parlando? Quanti ne abbiamo ancora in Italia? Vediamo.